Ciao ragazzi e benvenuti in uno dei nuovi video di Vieni a vivere all'estero. Sono qui su questa spiaggia e penso che sia la prima volta nella mia vita che vengo qui. Non è tanto lontano da casa, parliamo di circa una quindicina di chilometri e come vedete un pochino attorno a me com'è la situazione. Ci sono questi scogli particolarissimi. Poi mi giro e vediamo un attimino il mare, queste barche in regata. E questo è lo scenario tipico per raccontarvi come io, vivendo qui, in questo paesaggio del tutto diverso di quello di una zona industriale italiana, abbia fatto delle nuove esperienze di libertà personale. Sicuramente quando abitavo nella mia zona in Italia volevo andare nella natura, trovavo sicuramente il mio ambiente nelle Alpi, nelle prealpi, quindi bastava diciamo un'oretta di macchina o meno per arrivare spesso in posti molto molto piacevoli. Qui invece è il mare a farla da padrone, quindi al mare si viene praticamente tutto l'anno. Le temperature, come vi raccontavo in un altro video, anche d'inverno sono spesso piuttosto miti, quindi si può venire tutto l'anno. E il mare, come vedete, il mare è il mare, dà un senso di libertà, fa dimenticare istantaneamente se avete delle preoccupazioni, se avete dei pensieri. E questo chiaramente è un punto di mare in cui siamo in un braccio abbastanza stretto, perché ci sono delle penisole qui attorno e quindi non dà quel senso di infinito che si prova in altri punti. E comunque il mare resta sempre un posto dove ricaricarsi, un posto dove distrarsi, un posto dove poter pensare in tranquillità e poter così programmare la prossima settimana, programmare il prossimo mese. Lo trovo estremamente efficace venire al mare. E la scena classica, qui forse lo riuscite a vedere molto molto in lontananza, si viene al mare, la famiglia tipica con 2, 3, 4 figli, gli irlandesi sono prolifici in questo senso, e con il cane si butta sempre nell'acqua, i bambini si bagnano i piedi anche d'inverno, e questa è la classica avventura della domenica, si va al mare. Per chi vuole, chiaramente ci sono molti tragitti anche in collina, vediamo se riesco a inquadrarla, qui dietro la collina dietro di me sicuramente avrà dei tragitti anche di lungo raggio che permettono agli appassionati di trekking di fare dei trekking lunghi anche giorni. Quindi questo è un po' il paesaggio a cui mi sono abituato e sicuramente ha un tiro di schioppo da casa. Quindi spero che vi piaccia la visuale. Io vi ringrazio e ci vediamo in uno dei prossimi video. A presto, ciao!